Terzo collegamento dal comune di La Maddalena, lamaddalenatv.it, speciale elezioni amministrative e speciale elezioni provinciali. Vi diamo ancora qualche dato per quanto riguarda le elezioni provinciali. Su un totale di 3.432 voti nel collegio numero 1, il primo posto, usiamo un termine improprio, se l'è aggiudicato Montella con 632 preferenze, seguito da Ugazzi con 614 e da Maria Pia Zonca con 409, questo nel collegio numero 1. I dati del collegio numero 2, su un totale di 2.822 abbiamo queste preferenze: al primo posto Giudice con 756, seguita da Comiti con 477 e da Montella con 465. Questo per quanto riguarda il collegio numero 1 e numero 2, provincia Olbia Tempio. Veniamo alle comunali, siamo in attesa della successiva proiezione. Abbiamo per il momento 3 seggi su 11, i voti validi sono 2057, abbiamo una posizione che al termine dei 3 seggi scrutinati vede in testa Angelo Comiti con la lista Presente nel Futuro con 603 voti, che equivalgono a una percentuale del 29,31, seguito a ruota dal Montella, lista Sindaco Montella con il 26,64%, 548 voti. Al terzo posto De Montis con 23,63%, 486 voti, ricordiamo De Montis, Movimento Popolare Orgoglio Maddalenino. Al quarto posto Pierfranco Zanchetta, Democratici per la Maddalena, con il 12,83%, 264 voti. A chiudere queste proiezioni parziali la lista di Roberto Ugazzi, L'Isola nel Cuore, con il 7,58%, 156 voti, ricordiamo 3 seggi su 11 scrutinati, quindi ancora risultati veramente parziali. In attesa del successivo collegamento, per il momento la linea restituiamo agli amici di Facebook e di lamaddalenatv.it.